Buonasera, sono Gino Carignani, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lucca 2, e stasera parlo io, ma mi faccio portavoce di altri due dirigenti della nostra città, Maria Pia Mencacci del Liceo Artistico Musicale Passaglia e Giovanni Testa dell'Istituto Comprensivo Lucca 6, le tre scuole che hanno creato questa rete per realizzare tutto il percorso di cui brevemente vi darò traccia, che ci ha condotto stasera in questa bellissima sala che è tanto cara a tutti noi. Allora, innanzitutto un grazie a tutti voi per essere qui. Questa è chiaramente una serata di teatro e ai due spettacoli lasceremo presto lo spazio, ma forse meritano due piccole commenti. Intanto, questa è una serata di scuola. Lo è perché la nostra orchestra, i nostri solisti, i nostri ballerini, il coro, i solisti, sono tutti allievi delle nostre scuole. E questo è un fatto molto importante. È scuola perché ci sono i loro docenti, è scuola perché ci sono le loro famiglie. Quindi questo è proprio un momento di scuola. È una serata di scuola perché è una produzione frutto di un anno e passa di lavoro che nasce da un progetto che nasce nel 2017, quando neppure io ero all'istituto comprensivo, ma c'era la dottoressa Arcicasa, che saluto, e che ha lanciato questo progetto raccogliendo l'adesione degli altri due dirigenti. Le nostre scuole avevano vissuto l'esperienza di Lucca Junior Opera, quindi avevano già creato una produzione, delle produzioni teatrali, come per esempio il Tamburo Magico di Marco Cattani, all'interno di un curriculum musicale verticale che è un insieme di esperienze, di collaborazioni sostenute dall'amministrazione di Lucca per creare un percorso musicale dal nido al conservatorio, visto che la nostra città ce lo consente. Quest'anno l'Ufficio Scolastico Regionale ha proposto a tutta la Toscana un progetto musica che ci consola perché corrisponde sostanzialmente a questo nostro lavoro. Per avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi alla musica, alla grande musica, è stato scelto il Gianni Schicchi di Puccini, a 100 anni dalla sua prima rappresentazione. Davvero un patrimonio culturale per la città. Patrimonio culturale era il titolo del bando a cui le tre scuole hanno risposto, un bando europeo che ci ha visti premiati con i finanziamenti adeguati. Il progetto ha previsto momenti in cui i ragazzi, che sono i protagonisti veri di tutte le attività, hanno rielaborato in molti modi, dalla robotica, alla danza, dal canto, al fumetto, all'uso dell'inglese, alla digitalizzazione dei contenuti, in quello spirito giocoso che permea l'atto unico di Puccini. Tutti i laboratori hanno avuto momenti di incontro col pubblico. Nell'intervallo vi sarà possibile nel foyer e nel ridotto vedere alcuni dei prodotti di questi laboratori. Una cosa che ha coinvolto 350 ragazzi, 15 docenti, 15 tutor e un sacco di altra gente, come diremo. Dei due spettacoli. Avete il programma di sala dove potete trovare alcuni particolari aggiuntivi. Il primo, Gianni a Spicchi, viene realizzato dagli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dei due comprensivi. L'orchestra e il coro degli istituti comprensivi sono diretti da Antonio Barzanti e sarà una rielaborazione sull'opera di Puccini. L'arrangiamento è di Stefano Rapezzi con la regia di Antonella Colombini e Nicoletta Fiori, che ha curato il coro. Le ragazze e i ragazzi del liceo musicale invece dopo un intervallo che probabilmente sarà anche un pochino prolungato per le necessarie modifiche al setting alla scena, proporranno Johnny Schick, il musical, con coreografie della Scuola Fuoricentro Danza e Teatro, con musiche originarie di Marco Cattani e la direzione musicale di Manolo Nardi, con regia di Elisabetta Fiorini. Gli studenti dell'indirizzo multimediale del liceo artistico hanno realizzato le scenografie e contributi video che vedrete, coordinati dai professori Domenico Troiani e Matteo Marabotti. Le riprese della serata sono coordinate dal professor Massimiliano Giusti. Questa è una giornata di scuola, una serata di scuola anche, in un senso anche fondamentale. La scuola è il modo con cui offriamo alle nuove generazioni il meglio dell'esperienza umana. E incontrare la grande opera, incontrare le grandi arti è un elemento ricchissimo in questo incontro. La speranza di tutti noi
è che i nostri ragazzi possano trarre gli strumenti migliori per la costruzione del futuro del loro mondo e del nostro mondo. È anche una giornata e una serata per la città di Lucca, nel senso che vogliamo dargli che i nostri ragazzi coscientemente hanno pensato a uno spazio come questo, uno spazio cittadino, una collaborazione con la città. Lo è perché tante persone collaborano con la scuola, curano la scuola, danno possibilità alla scuola di esistere. L'amministrazione, il sindaco qui presente lo chiarisce nella sua stessa figura, gli assessori alla cultura e alla formazione che ci salutano, gli organi dell'amministrazione scolastica che ci mandano i loro saluti, che hanno anche dato il patrocinio al nostro progetto. Una serie di nomi forse, ma importanti, perché i nostri partner sono anche la provincia di Lucca, l'azienda Teatro del Giglio, la Fondazione il Centro Studi Giacomo Puccini, l'Arcidiocesi di Lucca nella sua articolazione della Caritas. Come già in Lucca al Junior Opera, la collaborazione si è estesa ad associazioni del territorio, un nostro territorio ricco di tante associazioni che muovono le persone nello stare insieme e nel creare comunità. In particolare il Concentrus Lucensis, in questo caso, il Fuoricentro Danza e Teatro, il Laboratorio Brunier. Ringraziamo anche la compagnia del Sillico che ci ha fatto utilizzare i loro costumi. Ecco, se per crescere un fanciullo serve un villaggio, si dice, ecco che qui abbiamo, sindaco, tutta una città, veramente. Pochissimi ringraziamenti ancora. Intanto, oltre alle persone e agli enti già citati, necessariamente andrò per categorie, perché avete i nomi di tutti i partecipanti, per fortuna, sui vostri programmi di sala, con tutti i ragazzi, con tutte le ragazze e con tutti i docenti. Però i ringraziamenti vanno ai colleghi dirigenti che con me hanno cercato di dare la possibilità ai nostri docenti e agli ideatori di questo progetto di realizzarlo, cercando di essere veramente di appoggio, e grazie a loro, quelli di adesso e quelli, come dicevo, che ci hanno preceduto. Vorrei ringraziare un motore nascosto delle nostre scuole, il personale di segreteria, che sempre, senza che di solito si riesca a vederlo, rende possibili cose molto complicate, e grazie. Le famiglie che ci hanno accompagnato in questo percorso, in questo anno, spostando i ragazzi, portando le cose, fornendo, aiutando dietro le scene, davvero una grande partecipazione. E vorrei ringraziare il Teatro del Giglio e le sue maestranze per aver accolto questa compagnia un po' sui generis. I docenti, ecco, io devo dire che senza l'entusiasmo dei nostri docenti, sia quelli di musica, sia quelli che a scuola hanno consentito che tutti si spostassero, eccetera, i nostri docenti veramente fanno la differenza. E i ragazzi che vi ascolterete, non ne parlo, perché dando loro fiducia fanno queste cose qui. Due nomi, l'ideatrice, e con lei che con tanta tenacia è riuscita a portare avanti questo grosso progetto, come ho detto, tante persone, tante cose, la professoressa Linda Severi, che veramente ha lanciato questa idea, che è stata raccolta da tanti, ma che, e per l'opera di coordinamento al liceo, il professor Alberto Vannucci anche. Al liceo. Sindaco, le chiedo scusa del lungo discorso, ma un saluto volentieri prima di riascoltare, di vedere cos'è che ci doneranno i nostri ragazzi. Grazie, non mi dilungo troppo perché è bene che ci sia la musica. È una giornata di scuola particolarissima e si vede perché siamo all'interno di un teatro, ma il Comune cerca di essere vicino alla scuola. Poi mi fa molto piacere il fatto che a Lucca la formazione musicale sia dagli inizi della vita di un bambino o di una bambina fino al conservatorio, al nostro conservatorio che abbiamo e che compete con i conservatori
più grandi all'interno del nostro contesto, sia regionale che nazionale. Bene, ora non ci rimane altro che vedere come hanno fatto Gianni a spicchi, cioè come l'hanno proprio spicchiettato, e soprattutto di vedere la versione americana, Johnny Stick, o Schick, che dir si voglia, e vediamo come l'hanno schiccherato anche in questo caso. Quindi buona serata a tutti. Dopo il tabarro in tinta nera e il suo Angelica di triste fine, sento la voglia di buffeggiare. Così scriveva l'autore a proposito dell'opera. Dunque, signore e signori, nessun qui stasera si offenda o si picchi se facciamo solamente il Gianni Schicchi, aggiungo io. Eh già, perché stasera non vedrete il famoso trittico per intero come si dovrebbe. Stasera solo astuzia, arguzia ed allegria. E quindi Gianni Schicchi. A 100 anni è vero questo lavoro, ma è ancora frizzante e coinvolgente, tanto che molti ragazzi che presto vedrete l'hanno conosciuta, amata, suonata e interpretata. E a voi stasera la presentano con orgoglio. Segno che se le cose sono belle non hanno proprietà, non credete? Ora vi saluto, godetevi le scene, ridete pure, ma pure un po' pensate. Ah, certo, chi è l'autore di tutto questo, vi chiederete, ma il più importante dei nostri concittadini, il maestro Giacomo Puccini. C'è da vederne di belle tre.
Chicchi, il protagonista, che è maestro di furbizia, è fine, astuto, ogni malizia di leggi e codici conosce e sa. Motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa Novellara? È Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi gli illuminano di riso lo strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un torracchione. Per così, vien dal contado? Ebbene, che vuol dire? Basta con queste obbiegrette piccine. Al suo fianco una giovinetta che di nome fa Lauretta. Di Gianni Schicchi è la bimba e il babbino, fa di tutto per la figlia. Dolce, carina, bella e graziosa, non è per niente vanitosa. Ma un problema però c'è, Lauretta senza doti è. Di lei ancora si può dire che è altruista e gentile. Le liti tra i parenti farà cessare e tutti in pace per un po' farà stare. Un bel dì rinuncia incontrato e un grande amore tra loro è sbocciato. Ecco qui, vi presentiamo la zita, brutta, vecchia e inacidita. Tutto lei vorrebbe avere. Mula, casa e fiorini possedere, avare e tirchia, tutta lei vita è stata, e spesso anche maleducata, nessun parente la riesce a sopportare, perché affetto non sa donare. Nipote della zita, Rinuccio è bello, simpatico e sicuro di sé. Lauretta se l'ha catturato, è pronta a tutto il nostro innamorato. Non si scoraggerà quando tutto si oppone. E farà ogni cosa per difendere la loro unione. Lui un'idea vedrete scogiterà e l'amore così trionferà. Ma ecco Gerardino, il protagonista più piccino. È un bimbetto vivace agitato e molto spesso non viene sopportato. Mamma Nella cerca di calmarlo, ma babbo Gerardo continua a brontolarlo. Corre, salta e scuriosa quella e qualcuno uno scampellotto gli dà. Non riesce proprio a stare fermo, anche se ci mette molto impegno. A Rinuccio è molto attaccato e sarà per lui un prezioso alleato. Marco e la Cesca a messa si sono incontrati e subito si sono innamorati. Nonostante molti anni siano passati, sono ancora molto affiatati. La felicità di Cesca però è turbata perché la cicogna non è ancora arrivata. Dei bambini vorrebbe avere e una culla possedere. Marco comunque la consola e molti regali spesso gli dona. Quello lì che sa è Betto, un malandato e malconcio vecchietto. Un uomo arzillo e curioso è stato, ma ora è molto invecchiato. Tutti i suoi averi al gioco ha perduto e in povertà è caduto. Sta sempre alla porta ad origliare per poi provare ad imbrogliare. I parenti spesso lo beccano a robacchiare e quindi lo stanno sempre a scacciare. Ama molto il vino bere e spesso spende un bicchiere. Vive di espedienti in qua e là e tutto il giorno gira per la città. Proprio ieri nel paese di Signa ha girovagato e molti discorsi e novità ha ascoltato. Ecco che arriva il non desiderato Spinellaccio il dottore, che a Bologna ha preso il diploma con onore, cura con erbe e decotti la malattia di Boso e mescola i suoi impiastri con grande maestria. Si presenta inaspettato al capezzale di Boso malato. I parenti, quando lo vedono, son disperati perché credono di essere smascherati. Ma Gianni, che si finge Boso, lo convince a farlo andare via ed indica così a tutti l'ingannevole strategia. Simone, dei parenti, il più vecchio è, e per dare consigli lui sempre c'è. È saggio ed onesto parecchio, è stato anche podestà fucecchio. Chi è Simone una domanda fa, una risposta velocemente avrà. Con grande calma e sicurezza risolve le questioni con molta saggezza. Vedete, vedete, quello là è il nobile notaio. Se era Manzi di Nicolao, lui sempre con serietà il suo mestiere ha fatto e meno errori commette nel suo atto. Appunta tutto sulla pergamena e così risolve ogni problema. Verrà chiamato al capezzale del malato e per la prima volta sarà ingannato. Thank you.
ancora a Signa? Eh sì, Betto proprio ieri a Signa dal fornaio ha sentito notizie non proprio confortanti per loro, notizie tristi. Betto, si può sapere cosa abbiamo detto a Signa? Beh, a Signa si dice che il testamento di Buoso lascerebbe tutto ai frati cappuccini e niente a nipoti e cugini. Che disperazione, povero parentato! Allora si rivolgono tutti a Simone, il più vecchio, il saggio di famiglia, sperando in una sua intuizione. Se il testamento è in mano di un notaio, siamo fregati! Se però l'ha lasciato qui da qualche parte, guai per i frati, ma per noi, speranza! Ah! No, non è. Salvezza! Vittoria! Ecco il testamento di Buoso Donati! Già già, Rinuccio ha trovato il famoso testamento, ma prima di darlo alla zita per la lettura, le strappa il permesso di sposare la sua amata Lauretta, figliola di un certo Gianni Schicchi. Dopodiché tutti a scoprire che ha lasciato ad ognuno il caro Buoso. Oh mamma mia, che brutte sorprese! C'è solo una a Firenze che possa fare al caso loro. È un fiorentino che viene dalla campagna, è vero, ma chi se ne importa? Basta che gli aiuti a risolvere la brutta situazione. È Gianni Schicchi! Chi è? Sono Gianni Schicchi! I parenti indignati non lo vogliono fare entrare. Uno così in casa Donati, non se ne parla. Ma rinuncia a buoni argomenti, quel testamento parla chiaro. Dunque facciamo di necessità virtù, e sia che entri lo Schicchi, e vediamo un po' come ci può aiutare. Oh, andato! Come mai piangono tanto? Recitano proprio bene. Comprendo il dolore per la perdita. Sono proprio commosso. Lo so, è la vita. In questo mondo una cosa si perde e una cosa si trova. Si perde Buoso, ma c'è l'eredità. Magari quella ha lasciato tutte frati. Oh, qui vi risparmiamo il litigio tra Zita e lo Schicchi, perché son volate brutte parole. Figlia, figlia, levati di torno, brutto villano prodigo! Sì, sì, certo come ne vado, brutta stregaccia, brindellone e taccagna! E così via. Ci è mancato poco che venissero alle mani. Rinuccio ha provato a riappacificare gli animi ed anche Lauretta, la figlia di Schicchi, ha usato tutte le sue armi per convincere il babbo. Oh,
Datemi il testamento. Schicchi legge in silenzio, scuote il capo, brontola tra sé e sé. Sembra proprio che ci sia poco da fare per quella situazione. Poi manda la figlia sul terrazzo a dar da mangiare agli uccellini e si pronuncia. Nessun sa che Buosa è andata all'altro mondo. Nessuno. Bene, allora ancora nessuno deve saperlo. Svelti, fate sparire subito il morto. In un batter d'occhio si risistema la stanza, come se niente fosse accaduto. Buoso deve sembrare ancora vivo. Chi può essere a quest'ora? Già, chi può essere a quest'ora? Ma certo, è Spinelloccio il dottore che viene a vedere come sta Buoso. E come sta Buoso? Chi può dirlo se non Gianni Schicchi? Sì, perché lui, nascosto dietro al letto, risponde al dottore come se fosse Buoso, con la sua stessa voce. Che fine imitatore! Oh, dottore, da morto sono rinato. E il dottore è belle che fregato. Era uguale la voce? Tale quale quella di Buoso. Bene, vittoria, vittoria! Ma non capite? Che zucconi questi parenti. Via, svelti, correte dal notaio e diteli: Messer notaio, presto, Buoso Donati è peggiorato e vuole fare testamento. Portate le pergamene, la cera lacca e la penna d'oca, se no è tardi. Arriva il notaio, la stanza è semioscura. Vede Buoso nel letto, con la papalina in testa, la pezzolina al viso, entra, vede il suo naso, che pare il suo. E invece è quello di Schicchi, che falsifica la voce e detta il testamento. Oh gente, il gioco è fatto! Che bello scherzo, i frati! Come è bello l'amore tra i parenti! Sicuro, le divisioni. Adesso ognuno a turno cerca di convincere lo Schicchi e gli parla all'orecchio. Quando detterai il nuovo testamento, io voglio i poderi di Fucecchio. Io quelli di Prato. Io di Figline. Poi ci sono le terre di Empoli. E quelle di Quintole. E la mula, la casa di Firenze e i mulini di Signa, le cose più preziose, a chi andranno mai? E qui viene il bello, altro che amore tra i parenti. Per avere il meglio tutti si fanno avanti col coltello tra i denti. E che avvertimento! A Firenze la legge parla chiaro. Per chi falsifica un testamento e per chi lo aiuta c'è il taglio della mano. E poi l'allontanamento per sempre da Firenze.
Ricordatelo bene, cari parenti. Se foste scoperti, la vedete quella mano? Beh, addio manina. E la vedete Firenze? Beh, addio Firenze. Addio manina. Addio Firenze. Buongiorno. Oh, è qui. Grazie. Il testamento avrei voluto scriverlo con la mia scrittura, ma son paralizzato. Ecco perché ho chiamato voi, Messer Amanzio, notaio solenne e leale. Così si consuma l'inganno. Come se niente fosse, lo Schicchi detta il testamento. A Simone i beni di Fucecchio, a Zita va Figline, a Betto i campi di Prato, a Nelle e Gherardo i beni di Empoli. Cesca e Marco hanno ottenuto quintole. E fin qui tutti contenti. Ma la mula, i mulini, questa casa, a chi? A chi? Ma al caro amico Gianni Schicchi, e guai a lamentarsi. Ricordate? Addio manina, addio Firenze. Bene, abbiamo finito. Che uomo, che uomo. Questo trambusto trionfa l'amore tra due giovani. Lauretta ha ottenuto la sua dote e sposerà l'adorato Rinuccio per il Calen di maggio. Guarda Firenze.
Signori cari, se i quattrini di Buoso potevano finire meglio di così. Per questa bizzarria mi ha mandato all'inferno, e così sia. Ma con la licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.